Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo Fast Posted. Come avete letto dal titolo, in questa settimana vi parleremo principalmente del nostro brand preferito che, udite udite, è italiano, ma forse non lo sapete ancora. Ma senza perderci troppo in chiacchiere, inizierei a parlare della nostra settimana che questa volta è partita da sabato. Ok, piccolo stacchetto bolognese. Sì, in realtà non sappiamo neanche noi perché siamo qui, semplicemente c'è lo scalo del treno, ma non siamo, almeno io non sono mai stato a Bologna, quindi ci facciamo letteralmente il giro della stazione e poi dobbiamo rientrare. Big chilling, devo dire. Forse è arrivato il momento di spiegarvi perché siamo qui. Siamo qui perché i ragazzi di One of One ci hanno invitato con un invito molto veloce al loro evento qui a Reggio Emilia. Insomma, vi faremo vedere un po' come si sviluppa la giornata. Ci mettiamo dentro per così? Vai. Ok. Posti giusti. Leo, prego. Piacere, Leonardo. Piacere, benvenuti a Reggio Emilia. Spiega un po' tutto l'evoluzione che c'è stata dal punto di vista attoriale e creativo. Sapete, ragazzi, che siamo partiti da 19 anni full su questo, quindi in 2 anni cambia tutto. Cambia tutto e lo si potrà vedere direttamente sul capo. Sì. Come è nato il brand, come è nata l'idea e come è nata l'idea di questo progetto, di questa serata che è molto molto figa? Allora, il brand è nato da 4 ragazzi tra i 18 e i 21 anni. Partiamo nell'aprile del 2021. Oggi siamo qua per festeggiare i 2 anni di attività ed è sempre un momento magico perché, essendo uno shop locale, fisico, è bellissimo vedere riunite tutte le persone che vediamo ogni giorno in negozio, che apprezzano quello che facciamo. Siamo partiti con 2 mesi di preavviso prima di aprire il negozio e ci siamo essenzialmente anche dovuti arrangiare, quindi andando a creare a mano tutto quanto devi tagliare su quelli che sono i costi di produzione, su quelle che sono le tempistiche, quindi anche rielaborare un capo vintage è anche più semplice, nonostante sia sicuramente anche più stiloso e sostenibile, perché tu vai a lavorare un capo già creato, non lo vai a creare da zero. Noi crediamo nel andare in giro fisicamente, parlare con le persone e toccare con mano quello che tu stai comprando per sapere effettivamente cosa stai comprando. Grazie mille intanto. A proposito di umanità, io ora direi di tornare e di berci un'altra birra, non so, qualcosa del genere. Più da vicino un tema street. Riunione serale a tema video futuri per cose che vedrete. Sono da solo in camera perché Giovanni arriverà domani e basta, ora si fanno le cose divertenti e non quelle riunioni di quei giovani entrepreneur italians, ecco. Esatto, ecco. Che a fianco al computer c'hanno la marmellata e le fette biscottate. È martedì mattina, sono le 9, mi sono svegliato da poco, ora devo correre via a fare delle foto che, vabbè, consegne varie che vi spiegherò più avanti, però facciamo il primo veloce fit check allo specchio, dato che non abbiamo mai fatti. Salomon XP6, pantaloni non me lo ricordo, felpa mia. E tra l'altro è da un po' che sto indossando questa side bag qui, chiamatela come volete, tracolla, borsello. Dato che in realtà abbastanza persone su Instagram mi hanno chiesto dove, come, cosa l'ho comprata. Se siete interessati potremmo portare un video totalmente dedicato, un tema che mi piace, io sono super in fissa con ste robine, sti accessorini super gorecore. Però dai, ora io devo correre a Venezia, magari dopo vi faccio anche vedere un po' quello che sta succedendo lato universitario, progetti, vari, cose. Con questa vista molto esclusiva, me ne rendo conto, è particolarmente patriottica. Vi dico che stiamo facendo le foto in realtà a degli scarti di produzione di vetro, cose, pietrine, perché ci sono servite per la creazione di un font che era il nostro laboratorio di visual design del secondo semestre. Fa un po' ridere che partiamo da quelle robe, però sono usciti dei risultati carini che probabilmente vi faremo anche vedere quando avremo finito il tutto. E nulla! Ben detto, Iaipo. Ora invece sono le 8:20 circa. L'idea è quella di andare a mangiare, dopo iniziare o a editare il video che dovreste aver già visto la settimana scorsa, oppure quello di continuare con il progetto che sto affrontando per questo semestre. Infatti stiamo progettando uno zaino per uscita outdoor, ma insomma avrò modo di farvi vedere meglio nel dettaglio tra poco, credo, quando mi metterò a lavorare. Momento della cena. Eccoci qua, andiamo a cucinare. Giovanni doveva progettare questo bene amato zaino per l'outdoor, però non ci sono ancora disegni ufficiali, il progetto è ancora in lavorazione. Devo dire che oggi l'umore non è troppo alto, noi ci svegliamo e abbiamo una recensione di come sarà il 50% a livello
emotivo la giornata quando facciamo l'unboxing del tempo. E oggi, non so se si vede, ma piove, insomma. Io sono la persona più meteoropatica della storia, quindi proprio tiro la tenda la mattina, ho un secondo in cui tipo vedo bianco, poi inizio a realizzare che è grigio, non è blu, e quindi è bruttissimo. Oggi è anche il giorno in cui però dobbiamo iniziare a introdurvi il tema per il quale siete qui e per il quale avete cliccato probabilmente in questo video. In realtà proprio domani affronteremo nuovamente il tema del Gorpcore e guarderemo in particolare un brand molto molto figo. Il brand è Raw Hiking, che ha appena rilasciato la sua collezione. Dato che sono le 8:15, vediamo di muoverci e di andare a lezione. Per oggi abbiamo finito startup, abbiamo appena finito anche di cenare e vi raccontiamo un attimo l'evoluzione del progetto appena arriviamo a casa, però che qua sta piovendo di brutto. Mercoledì, solita giornata tema startup, quindi si parla di business, si parla di piani, tutte cose da startuppers quali noi forse siamo, forse non siamo, lo scopriremo insieme. Ho sbagliato a stampare. Questo è come bisogna portare via le stampe se piove a Venezia. È veramente una situazione particolabile perché non si apre neanche la ziccia. C'è una panciona incredibile. Ci siamo, ok. Io non vado. Oh, Pingo, ho lasciato il tappo aperto. Brava la barca. Smash. Nel frattempo, spesa fatta. Eccoci qui, finalmente siamo seduti al tavolo per parlare del nostro brand italiano preferito. Si tratta di Raw Hiking, in realtà io l'ho scoperto poco tempo fa a Milano grazie a... Brother da Vibram. Esatto, a un brother da Vibram che era italiano. Ero sicuro fosse un mix tra calabrese e australiano, però è italiano. Nato nel 2017 e essenzialmente fa tutte queste sneaker super fighe, scarponi che all'apparenza sono proprio scarponi da montagna, però sono stati pensati fin da subito con l'ottica del fashion. E da poche settimane ha lanciato la sua ultima collezione. Sì, perché da due collezioni hanno droppato anche proprio dei capi d'abbigliamento oltre alle sneakers. By the way, prova se volete per caso, io dico per caso, inviarci un bel paio di sneaker per fare una bellissima revisione della suddetta scarpa, noi siamo qui, volentieri. Passiamo al sito web. Allora, io ho subito da dire una cosa, okay. Questi puffer sono fotonici. Diamo un po' una prospettiva generale. Anche qui il fatto che hanno usato quell'estetica delle termosaldature al contrario, quello che funzionava del Gorpcore, hanno captato tutte le robe, hanno buttato fuori una collezione di capi d'abbigliamento che è overkill. Mi ricordo anche i vecchi Sherpa che avevano fatto quest'inverno, erano definitivi, era il fit definitivo, col materiale definitivo, i colori definitivi. Ti faccio una domanda a questo punto, nominami i tuoi tre pezzi preferiti di questa collezione di Roa. Di questa collezione a me piace tantissimo questa giacca qui. Guarda caso. Con le termosaldature al contrario, perché è bellissima. Questa bag qui è fotonica. Poi loro ovviamente fanno un ottimo lavoro anche a livello di comunicazione. Con noi vincono facile sul sito web e anche sul logo. Il logo è molto 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 preciso. Mi permetto allora di aggiungere il mio terzo item preferito. Vai. Che in questo caso è appunto il primo sul quale è caduto l'occhio. Il piumino, secondo me, è pazzesco. La cosa che a me, ovviamente, intriga è che la produzione per quanto riguarda i puffer jacket c'ha uno standard e lo si vede ripetuto nei più svariati brand. Loro hanno detto, sai che c'è, non ci interessa. E hanno fatto questa combo romboidale, veramente forse il pezzo più figo per quanto mi riguarda. Oggi quindi abbiamo deciso di parlarvi di Raw Hiking, quello che per ora, per quanto ci riguarda, è il nostro brand italiano e non preferito, mi viene da dire. Quindi direi che ora che sono le 2:15 possiamo anche chiuderla. Sì, 2:16 in realtà. Si può passare alla giornata di venerdì. Anche questa giornata inizia con la pioggia. Si va in università, oggi prodotto, ci fa una torcia. Buonasera, mi rendo conto di non aver registrato assolutamente nulla oggi, ma sono stato impegnato a fare mille progetti e cose per consegne ragazzi a maggio per tutti. Siamo andati avanti con il progetto della torcia frontale che stiamo sviluppando per il laboratorio di prodotto. Questa mattina ho fatto revisione per quanto riguarda il libro di cui vi parlavo qualche giorno fa. È andata molto bene, è piaciuto, quindi adesso si procederà, dovremo rilegarlo a mano, stamparlo. Poi comunque finito tutto questo percorso, finiti gli esami e tutto, vi porteremo sicuramente all'Open Lab dove
verranno esposti tutti i progetti del secondo semestre, quindi vi si vedrà un po' di ciccia in più. Però adesso devo preparare un attimo la valigia, correre a casa e poi lunedì ci sarà una cosa molto 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 figa che andremo a fare per Startup, ma sarà tutto un video a parte e lo vedrete la prossima settimana. Bene ragazzi, anche questa settimana è finita, è molto divertente registrare questi video, specialmente se li registri alle 2.40 di mattina. Scriveteci nei commenti cosa ne pensate di Raw Hiking, noi siamo super entusiasti di sapere la vostra. Come al solito seguiteci su tutti i nostri social, Instagram, TikTok, e ci sono anche i nostri link a Vinted. E noi, ora posso dirlo come al solito, ci vediamo la prossima settimana con un prossimo video e ho finito le parole con la prrrr. Ciao!